all'altezza delle nostre qualità. Si parlava anche adesso sul movimento, magari senza palla, o l'attaccare gli spazi. Forse eravamo un po' più pesantini rispetto ad altre volte, anche sul lavoro di ieri, magari in questo periodo della stagione, magari la brillantezza può venire a meno perché noi andiamo avanti con il lavoro senza guardare tanto le amichevoli. Però lo stesso, e comunque mi aspettavo qualche cosa in più, no? Per quanto riguarda la prestazione, soprattutto sull'intensità, su dei movimenti che abbiamo provato. I ragazzi mi hanno detto che sì, qualche problema c'era a livello di gambe, probabilmente qualche cosa non funziona, ma quello che mi interessava vedere era l'attaccare gli spazi, meno individualismi, un po' più di collettivo, cosa che magari è venuto un po' meno, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata una prestazione, direi, abbastanza buona sul piano dinamico, sul piano delle soluzioni, insomma, qualche cosina in più. Nel secondo tempo siamo partiti bene, qualche conclusione l'abbiamo fatta, sicuramente loro poi hanno fatto questo tiro in porta e hanno trovato questo gol, tra l'altro bellissimo. Però sicuramente in fase offensiva abbiamo degli ottimi giocatori, abbiamo visto anche che qualche colpo c'è, però sul fatto della manovra sicuramente qualche problema l'abbiamo dimostrato. Ecco mister, nella manovra proprio collettiva sembrava proprio questo, soprattutto nel secondo tempo, che nel primo si cercavano di più, sembravano più brillanti, nel secondo invece era quasi il desiderio di scaricare la palla lì davanti perché intanto quei due lì qualcosa inventano. Sì, c'era poco movimento senza palla perché ci accentravamo troppo, una punta veniva incontro, Mauri si accentrava, Hernandez la stessa cosa, l'unico che si allargava era Brocchi sulla parte destra, mentre dovevamo trovare qualche soluzione in più sulla parte sinistra. Però sono questi meccanismi che dovremo sicuramente mettere a punto, li troveremo strada facendo. Mister, proseguirà nella strada di questo gruppo diviso in due con due moduli diversi e giocatori più o meno sempre gli stessi? Ma no, siete voi che fate un discorso di questo genere. Io o gioca uno da una parte, uno dall'altra, non mi riguarda molto. A me interessa che facciano i minuti e quando noi arriveremo al campionato ad avere più o meno tutti la stessa condizione, perché voi fate sempre discorso prime linee, le seconde linee, squadra A, la squadra B, ma non esiste. Qua ci sono dei giocatori importanti, ci sono dei giocatori di ottimo valore sia da una parte che dall'altra. Ho parecchi giocatori di qualità, devo dividere chiaramente i gruppi e devo farli giocare in base alle loro caratteristiche. Mi sembra che sia abbastanza normale questo, io lo trovo normalissimo. Voi invece ci dovete per forza di cose ogni volta calcarci sopra, questo non ha dato questo ruolo, quell'altro non ha dato quel ruolo, ma che discorsi sono? Adesso siamo in fase di preparazione, stiamo lavorando, cerchiamo di portare avanti un discorso fisico, chiaramente un discorso anche tattico, cosa che oggi non è che qualche problema c'è stato, l'ho già detto prima, no? Però è inutile fare discorsi, uno non è adatto, l'altro non può giocare in questo ruolo, ma queste sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano. Questo è il momento della preparazione, stiamo lavorando per arrivare in buona condizione dal punto di vista fisico per l'inizio del campionato, ma soprattutto per la qualificazione dell'UEFA. Mister, comunque si è visto, si è dato molto da fare, forse un po' più di Close che era più centrale. Si vedeva nettamente perché eravamo centrati tutti in questa zona centrale del campo e così non va bene perché bisogna cercare di allargarsi, anche sia una punta sta centrale, l'altra deve andare sulle zone laterali. Hernandez, quando non c'ha lo spazio, lui deve andare in verticale, buttarsi negli spazi sia a sinistra che a destra. Lo stesso discorso Mauri, che si accentrava molto in tutto il secondo tempo, invece doveva giocare un po' più sulle zone laterali. Ecco, sotto questo punto di vista bisogna cercare di migliorare, ecco, sotto questo aspetto qui sicuramente miglioreremo. La preoccupa un po' questa battuta d'arresto? Comunque no, insomma, nei programmi no, perché poi tra l'altro parlavo con i ragazzi, ho parlato anche con Ferrari ieri, abbiamo fatto anche, diciamo così, un lavoro abbastanza spinto, no? Magari su queste pedane, su questa velocità, su questi cambi di passo che probabilmente appesantiscono un po' le gambe in questo periodo, ma questo rientra un po' nella normalità. Mister, che effetto le fa vedere 6.000 persone in una partita come questa? No, beh, un entusiasmo così sicuramente, almeno alla Lazio non c'è mai stato, c'è una folta partecipazione, c'è sicuramente una carica, no? Dal punto di vista motivazionale per quanto riguarda i ragazzi, perché i ragazzi mi dicevano come sono venuti fuori, che hanno visto tutta questa gente attorno e poi non c'erano neanche più biglietti perché li hanno dovuti far entrare perché c'era, e questo non fa nient'altro che piacere, avere entusiasmo. Adesso sta a noi cercare di soddisfare questo grande pubblico che ci sta vicino. Mister, parlando di mercato in entrata, Pjanic è un calciatore che può far comodo? No, non ne abbiamo mai parlato di Pjanic, questa è una notizia sicuramente falsa, perché noi il nome di Pjanic non l'abbiamo mai fatto.
Queste cinque partite nelle prossime due settimane sono molte o lei ha l'obiettivo specifico di continuare a testare tutti? No, testare tutti, perché poi tra l'altro porterò a 90 minuti nelle due partite di domenica, indipendentemente da chi resta qui o da chi viene via, perché conta relativamente. A me quello che conta molto è cercare di arrivare ai 90 minuti per l'inizio, quello che dicevo prima, per l'inizio della Coppa UEFA, quello è importante. Mister, i tifosi chiedono soprattutto il riscatto nel derby che arriva molto presto, con commento su questo e sul calendario in generale. No, sul derby stiamo appena in preparazione, perché se il derby arriva fra... Sì, sul calendario in no, generale. Io capisco, ma l'abbiamo già detto, abbiamo già parlato, no? Ho già fatto dei commenti, mi sembra ieri, per quanto riguarda il derby, che poi c'è la sosta tra uno e l'altro, però intanto noi bisogna cercare di arrivare in buonissima condizione all'inizio del campionato, questo è l'aspetto direi fondamentale, soprattutto cercare la qualificazione in UEFA, questo è il nostro UEFA, questo è il nostro obiettivo. Mister, se mi è permesso, un'ultima battuta, comunque gli è stata messa una bella macchina da guerra. Quando sarà a regime? No, abbiamo dei giocatori importanti, di buona personalità, di forza fisica, di esperienza. Insomma, sono giocatori che, soprattutto i due davanti, sono giocatori direi molto importanti. Grazie. Okay. Grazie.